Eccoci finalmente di nuovo, siamo tutti insieme. Grazie, sono felice di essere con voi. Un caro abbraccio a tutti. Allora, vediamo adesso se riescono ad accedere anche i nostri cari amici. Eccoci qua. Ciao ragazzi. Grandissimi, ciao Sveva, Ciao. come stai? Allora, Bene, siamo voi? pronti ragazzi per la diretta? Siamo pronti? Va bene, allora Daniele, fai tu il lancio al Allora, faccio solito, il io il tuo lancio, lancio. Sveva, grazie di essere con noi. Grazie a Allora, voi. iniziamo con gli amici di Instagram un secondo, verifichiamo la connessione, siamo quasi pronti. Ora sono in diretta. Hello, hello, grandi! Allora, Eccoci wow, qua. Ciao Flash, Walter. stay wild, stay cool! Settima puntata della Wild Radio, la radio più pazza del momento con Mattia D'Aro e Sveva Brunetti. Mi raccomando, seguiteci sul canale YouTube, lo leggerete in bio, parleremo di scuola e comunità. Mi raccomando, ragazzi, vi aspettiamo, il lancio l'abbiamo fatto su Instagram. Andate tutti su Facebook e seguite il link in bio. Ciao ragazzi, vi aspetto su Facebook. Viva! Bene. Allora, eccoci qua su Facebook con Sveva Brunetti. Come stai, Walter? Tutto bene? Bene Walter, tutto a posto. Io mi sento un pochino in una specie di Bauhaus, diciamo, no? In qualche Ma modo, infatti possiamo dire così. io avevo riconosciuto Svevoskaya che l'altro giorno parlava con Vasili e poi c'era in realtà anche Mies e cercava di spiegare come poter trattare con degli studenti un po' indisciplinati che erano andati in segreteria e io ero molto colpito dalla capacità di Sveva di gestire un po' la situazione tra gli studenti e i docenti, che è sempre veramente un grande casotto. È vero, Sveva? Ti Beh, possiamo sì, chiamare Sveva? un po' andate, come dire, andate un po' amalgamati, c'è da dire questo, però diciamo che, insomma, parlate di comunità è un buon modo per farne No, io parte, ho mettiamola così. due postulati di base che mi hanno spinto a questa tematizzazione. Vabbè, a parte mettiamo in premessa l'affetto alla Bauhaus del Pigneto, no? Dove facciamo tutti attività didattica e di ricerca, ovvero stiamo parlando dello IED, la sede del IED Design di Roma, ma la questione è questa: secondo me, uno, la scuola è meglio dell'accademia, secondo me non ci sono dubbi, e due, senza comunità una scuola non funziona. Allora, per fare una comunità le parti devono interagire. Non è una questione appunto di insegnamento passivo, di tentativo di indottrinamento, diciamo. In realtà la questione è far attivare quei meccanismi che riescono in qualche modo a far scaturire una specie di interazione vera, attiva, tra poi se uno è docente, uno è studente, uno fa parte appunto della parte organizzativa, eccetera, eccetera. Boh, a mio avviso è una questione di ruoli, è una questione un po' più formale che serve, ma non è sostanziale. Questo è il mio spunto. Personalmente concordo, cioè credo che ci sia proprio un'osmosi poi tra le parti, no? Che vi togliete queste due cose Però eravamo carini, perché ma ci hai riconosciuto. almeno uno Vabbè, niente, io l'altro sono è riuscito a parlare finito. seriamente con la maschera, quindi sono A me molto non mi avete orgoglioso. fatto la Sì, no, ti ammiravo tanto, no, comunque condivido perfettamente e forse a maggior ragione, quindi insomma ti vengo un po' incontro sul tema Bauhaus nel caso in cui effettivamente le scuole lavorano sulla creatività, no? Sulla progettazione, sulla progettualità, cioè su tutto quello che per ovvie ragioni secondo me si nutre di contributi reciproci. Ma forse Daniele in questo ancora di più ce lo può dire, Ah, visto ma che... guarda,
Io in realtà quando parliamo di scuola e comunicazione io faccio un gran pasticcio perché veramente non vedo grande differenza e c'è una grande continuità per quello che riguarda me. Però allora, prima di parlare di quello, perché poi mi sono pure attrezzato con i miei soliti librettini, a me piace un po' leggere. No, io volevo sottolineare questa faccenda e parlare un attimo con te, perché secondo me, al di là del fatto che appunto poi il tema dell'educazione della comunità, della scuola e della comunità è interessante perché sono, diciamo, tutte le componenti che contribuiscono e concorrono perché una scuola sia realmente effettiva, eccetera. E io ti chiedo questo perché sei una persona informata particolarmente su questo. Quanto incide secondo te la capacità anche vostra o comunque de degli organismi intermedi, quindi docente, studente e poi una serie di organismi intermedi, quanto incide la capacità di mediazione, di costruzione di relazione? Perché io credo che la facilità con cui si instaurano le relazioni tra i ragazzi o tra i ragazzi e docenti dipende moltissimo da questi enti intermedi e soprattutto la facilitazione avviene grazie agli spazi, alla capacità e alla possibilità che si ha di appunto interagire in maniera soft, con i ragazzi. E volevo avere uno spunto da parte tua perché io lo valuto in maniera gigantesca quell'aspetto lì. La scuola è appunto un luogo di grandissima empatia e capacità relazionale. Alcune classi vanno malissimo quando tu non riesci a entrare in sintonia. E immagino che valga lo stesso quando c'è uno staff o comunque questo gruppo intermedio Penso che. che sia anche un po' un tema di coabitazione, no? Poi rispetto al discorso della comunità, secondo me è proprio effettivamente l'abitare uno spazio, poi tutto sommato, e quindi l'abitare uno spazio che in quel frangente, in quel momento diventa uno spazio comune, e quindi diventa un terreno comune in cui interagiscono, insomma, forme diverse, cioè con ruoli diversi. Quindi sì, in senso tutti i contributi sono in questo fondamentali, sia per una buona empatia, sotto questo punto di vista, insomma, quello che stai dicendo te, e sia proprio cioè, in termini dell'abitazione, cioè in fondo tu in quelle ore, in quei momenti, vivi quello spazio là, un po' come le classi. Cioè, io stessa ho insegnato in una scuola media, e poi è stato tutto là, cioè in quelle ore, in quelle 2, 3, 4, 5, 6 ore, quelle ore sono uno stare insieme, così sicuramente c'è un trasferimento di contenuti, però non soltanto, ecco. C'è proprio una reciproca abitudine al pensiero, alla comunicazione, alla crescita anche, cioè anche. Cioè, per dire, magari la mia esperienza nell'ambito scolastico è stata a vari livelli, insomma, per tanti anni sono stata anche, scusate, qua non so, non abito in mezzo alla strada, che croce, Beh, ma io senti, effettivamente è sì, ok, molto ma in bello. realtà Ce no, l'hai due sono stata cuffiette? normale, ecco, però. Ma ce l'hai due cuffiette? Guarda, No, facciamolo sì, ma così. adesso se tu pensi che io riesco a trovare le cuffiette, veramente sei un eroe, ecco, come potrei essere io un'eroina. Walter, senti, io questo colloquio è andato molto male perché non si capisce le parole chiave. Ma poi In ecco, che non credo senso? che le chiese risolverebbero la cosa alla radice, penso, Senti, però insomma. ma scusa, io ti volevo chiedere anche un po' un'aneddotica buffa, perché poi nelle scuole secondo me succedono tante cose, e nella scuola, nello IED in particolare, vabbè, insomma, ma io credo anche una cosa pazza che a me piace sempre dire, che la scuola veramente è come la matematica o come il maiale, cioè non si butta mai niente, anche quando ci stanno delle relazioni che sono un po' complicate, i litigi, le incomprensioni. Secondo me l'ambiente proprio scuola insegna veramente poi a trovare delle mediazioni. Ti è capitato mai di vivere una, ovviamente senza far nome e cognomi, però delle situazioni complesse che andavano gestite sia il rapporto tra i docenti che, per esempio, tra docenti e studenti? Insisto su questo, guarda, perché appunto, essendo io un docente anche delle scuole medie, quindi poi lì ne succedono di tutti i colori. Una cosa che manca tantissimo in questo momento, che non ci si vede e non si sta fisicamente, è tutta quella parte lì, che sembra una cosa strana, però non c'è né amore né odio, cioè nel senso manca tutta quella parte assolutamente viscerale,
che spesso invece alimenta moltissimo, non dico la creatività in generale, ma il desiderio, la passione nel voler dimostrare il meglio, nel superare una critica feroce che ti è stata fatta, superare un muro di, che ne so, di diffidenza o burocratico, che ne so, cose di questo tipo. Mi chiedevo qualche Guarda, aneddoto. non mi vengono in mente esperienze particolarmente recenti che siano legate in realtà alla scuola, ecco, sotto questo punto di vista no. In precedenza, ecco, una cosa su cui mi sono scontrata, cioè che mi facevi venire in mente mentre parlavi, però ecco, onestamente non ho vissuto nella nostra esperienza comune, diciamo, cioè esperienza comune nella nostra scuola, questa cosa non l'ho vissuta. Però è legato molto spesso al fatto che a volte si creino poi dei gruppi, no? All'università questa cosa mi è successa spesso, anche l'assistente l'ho notato tante volte, cioè il fatto che si comincia ad affrontare una tematica progettuale un po' meno, ad esempio. Non ho capito la una tematica progettuale? In comune, cioè nel senso tu affronti Ah, un progetto, molto sì. spesso lavori con studenti che effettivamente lavorano in gruppo, no? Sì. Ecco, ripeto, questa cosa non mi è successa nello specifico a scuola, però effettivamente invece d'architettura è successo tantissime volte, cioè il fatto che poi a un certo punto i gruppi si separano, i gruppi non Non funzionano. vanno bene. E quello è un elemento che poi va un po'. Cioè, un po' un lavoro di tatto, no? Che effettivamente anche, cioè, anche l'insegnante stesso, qua in fondo, deve cercare deve cercare di intervenire, però deve cercare di intervenire nella maniera migliore, cioè che non, insomma, in cui non sempre il divorzio, tra virgolette, è la strada, ma probabilmente invece il far sposare differentemente i contributi dell'uno e dell'altro. Funziona al meglio. Ecco, rispetto a questo cioè, mi ha fatto pensare a questo in realtà, nel senso che molto spesso in tutti i lavori progettuali c'è sempre, così come i rapporti che possono funzionare personali, possono funzionare o non funzionare, così anche i rapporti lavorativi o comunque pseudo lavorativi possono essere quelli di un esame, in realtà poi si scontrano con caratteri differenti, con modalità differenti di interazione rispetto al progetto, perché poi effettivamente, insomma, ogni scuola ha un po' i suoi campi di applicazione, diciamo che una scuola in cui progetti è una scuola particolare, no? C'è cioè una scuola che ti mette in una condizione particolare, che è effettivamente quella di lavorare su qualcosa che chiaramente non realizzi, però devi ideare. Ecco, e l'ideazione è un processo difficile, insomma, farlo in comunione è insomma, un momento complicato, sicuramente. Penso che anche quello sia un momento di crescita, forse quando i gruppi a un certo punto pian piano cominciano a funzionare, o forse quando i gruppi non sono più un problema, allora si è arrivati a quella cosa là, cioè a quell'equilibrio, a quell'armonia che secondo me è corretta, che in fondo deve Comunque, esistere anche negli studi di senti, io di progettazione. armonia nei gruppi mai, ho sempre litigato con tutti, ho fatto un casino. Cioè, la testimonianza è Antonio Stella Richter, che lui mi ricorda perfettamente com'ero, io un po' meno, quindi quello la dice lunga di che carattere c'avevo. E la cosa più divertente appunto è proprio litigare. Io mi ricordo, ho fatto tantissimi gruppi, in alcuni mi sono trovato bene, ma si finiva sempre per litigare perché volevo imporre sempre il mio punto di vista. Ma nei concorsi si deve litigare, però il Sì, fatto ma di vabbè. litigare non toglie, cioè nel senso in realtà, ecco, vedi qua sotto stanno facendo un casino, poi faranno anche Litigano. pace, però nel senso secondo me il momento del litigio è un momento di grande reazione, mettiamola Esatto, così, cioè è proprio la assolutamente. differenza, cioè, io penso che tu possa studiare insieme adesso, poi magari ecco è una mia deformazione mentale e me la tengo, però personalmente penso che uno possa studiare da solo senza grandi problemi, penso che difficilmente possa progettare da solo, cioè io personalmente non lo so fare, ecco, cioè, non lo so fare, ma non perché non sappia lavorare su un progetto, ma perché poi in fondo secondo me un progetto si nutre anche del Del contraddittorio, si confronto. nutre dell'idea di. No, guarda, confronto è una parola, cioè effettivamente la prima parola che mi viene in mente, però poi secondo me è proprio il termine del contraddittorio quello che forse è più proficuo, no? Nel senso che è proprio quando un tema o comunque un percorso che non mi convince comincia a convincermi e secondo me è quello il momento in cui effettivamente si sta costruendo qualcosa insieme. Però bello, no? Cioè,
Quello che voglio dire è questo, che noi ci siamo messi prima le maschere di questi di Walter, perché eravamo Walter contro Walter in realtà. Sì, infatti E mi avreste piace dovuto, che ne pensare so, che... differenziare No, l'altro, però... insomma, c'erano tanti contraddittori che potevate chiamare Walter, però vabbè. L'ironia era Kramer contro Kramer, cioè Walter contro Walter, in realtà se stesso che combatteva un po' questa figura un po'. E questa faccenda che tu dici, mi piace pensarla a livello un po' superiore, no? Cioè, noi tutto sommato siamo operatori, diciamo più o meno informati, che stiamo facendo un certo servizio, eccetera. Però nel passato, ma anche nel presente, tutte le volte che chiacchieriamo con Mattia, ma tutte le volte che poi si fanno ragionamenti, io penso sempre che c'è margine, per esempio, per innovare una scuola. Allora, questi personaggi, quando hanno inventato la scuola del futuro nel 30, insieme agli altri a Mosca che facevano quest'altra Bauhaus, si chiamava Fruchtmasse, questi qui ci credevano veramente che c'era una progettualità anche nella capacità che ha una scuola di fornire gli strumenti per avere dei tempi e dei modi per maturare quello che tu dici, no? Allora, a differenza di tutte le altre scuole, tutte le altre facoltà, di tutte le altre discipline, cioè, perché l'architettura e la progettazione non è una disciplina tout court, è un luogo, è una dimensione mentale, direi così. Però mi Sì, piace pensare era che, l'indicazione di cui parlavo appunto, prima. esatto, cioè il ruolo di tutta quanta la composizione dello staff, docenti, eccetera, che vanno selezionati per quello contributo che possono dare, è una tematica che si ponevano questi personaggi. Quindi quando si parla appunto del contraddittorio, dell'elaborazione di un'idea, e quello è un grandissimo valore che molto spesso negli altri ambiti, diciamo così, di studio, di formazione, sono assenti, cioè non esiste mai appunto fare insieme un certo lavoro, una progettualità, eccetera, eccetera. E questo mi incuriosisce tantissimo proprio esplorarlo e pensarlo. Tra l'altro aggiungo che a mio avviso cioè il tema è molto delicato e molto alto, secondo me, cioè per quello però ritorna la questione della comunità, perché una comunità sopravvive se si creano questo tipo di interrelazioni, però allo stesso tempo deve salvaguardare l'individualità, cioè non è possibile appiattire, no? Se la comunità appiattisce, in realtà fallisce. Se la comunità è un continuo scambio, sia che sia contraddittorio, sia se incontri Daniele che vuole imporsi, sia insomma in tutte le, oppure incontri, cioè c'è anche l'altra tipologia, che è la tipologia che accetta tutto, no? In una forma, diciamo, passiva, ma che esprime un certo modo, no, di voler stare poi nel gioco. Allora, in questo senso, però, anche nelle mie esperienze, oltre a quella IED, che ritengo molto fortunata, ma anche in altre esperienze avute, anche in ambiti, diciamo, anche a Roma 3, dove anche Daniele poi è passato, diciamo, per un periodo soprattutto, beh, secondo me appunto il problema è che la scuola. E per questo ritorno alla questione della scuola, cioè è come diciamo la teoria del luogo, del piccolo paese, cioè se tu controlli le relazioni umane, ma controlli nel senso positivo, no? Diciamo, se tu hai delle relazioni umane facili e in qualsiasi modalità, tu poi questa cosa rispetto al tuo carattere, alle tue virtù e alle tue invece mancanze, se tu questa cosa riesci in qualche modo ad averla in quel contesto, in quel luogo specifico, è chiaro che tutto il resto, cioè appunto l'apparato formativo, viene di conseguenza. Io spesso mi rifletto tantissimo su questa cosa, di cui figuriamoci, sono stato succube anch'io, ma spesso non si capisce bene, ma con questo con Sveva ne parliamo tantissimo, soprattutto in sede di valutazione, per esempio, degli esami, non si capisce quanto la sfaccettatura dei voti sia un momento veramente fortemente formativo e importante, ma non nel senso del voto più alto, cioè è questo che certe volte è molto difficile da comunicare, no? Eppure ti trovi davanti a persone che hanno la capacità di tenere queste medie spaventose, che però tendenzialmente può essere che poi rischiano, per esempio, di non imparare fino in fondo, perché tengono, diciamo, si tengono al riparo, no? In quella capacità magari di essere molto studiosi, molto lavoratori, tendenzialmente sanno che hanno un limite basso che in realtà è molto alto. Ma in realtà invece ci sono delle esperienze in cui appunto il voto basso è molto più formativo di un voto alto, perché
hai trovato il tuo limite e lì puoi lavorare, puoi Però a livello cercare di formativo, capire cosa. scusa, infatti, sono d'accordo, però a livello No, formativo vai. è una cosa su cui secondo me, cioè, che secondo me comprende il docente. Cioè, in fondo è un po' il problema del numero, Lo no? so. Cioè, il numero in realtà è un numero, cioè, su questo fronte purtroppo è così, cioè, nel senso, poi dietro i numeri è tutto ci sono dei ragionamenti, ovviamente, che non sono soltanto le medie, ma sono effettivamente sono quel percorso di cui parli te. Poi è chiaro che forse un po' è un po' come dire, un po' il problema dei ruoli, no? Anche nelle famiglie ci sono dei ruoli, poi tutto sommato, cioè, i genitori hanno un ruolo, se vuoi, di responsabilità più grande Certo. rispetto a quello dei figli. Quindi in fondo secondo me è un po' la stessa cosa, ecco, cioè in realtà quello che viene da pensare è che l'idea di comunità poi a tutti i vari livelli sia sempre un po' la stessa, cioè è sempre un far coesistere entità differenti con diversi oneri, diversi onori, diversi doveri, diversi diritti, però c'è cioè, ognuno con le proprie anche peculiarità, cioè quello che di cui parlavi tu prima, cioè il fatto che ci possono essere anche delle personalità più passive a volte, no? Cioè, Sì. molto spesso in tanti, cioè anche insomma, nella mia esperienza di architettura, cioè, ricordo dei gruppi passivi, ecco, però anche, cioè, scusate, delle persone più passive in un gruppo, però secondo All'interno me anche gruppo. quello fa, sì, esatto, fa gioco, no? Cioè, non so, No, insomma, è un ruolo, ma è un insomma, ruolo un sociale, è una percorso di prima progettazione. rappresentazione del sociale. Non Esatto, c'è cioè, dubbio. durante, se uno facesse un concorso e tutti quanti fossero molto lanciati e come dire, molto forti nell'esprimere delle idee, okay? Nel disegnare delle idee, nel concretizzarle in un certo senso, beh, sarebbe anche molto difficile poi farle Ah, collimare, no? certo. Quindi se invece c'è sempre un po' un elemento di mediazione che poi può sembrare quello passivo, ma magari non lo è. Ecco, magari è collante, cioè magari è l'elemento che trova, Magari come serve. dire, non la via di mezzo, ma i punti in cui si possono far collimare delle proposte. Vi volevo dire una cosa che ho sentito dire una volta da Ettore Sozzas, che era un personaggio che quando entrava nel mondo dell'educazione, ne parlo solo per averlo incrociato mezza volta, però lui poi era pieno di battute, quindi parlava per slogan a volte. Allora dice, i concorsi, i gruppi, le cose, bisogna essere in tre persone. Allora diceva, ah, te è il numero perfetto, allora sì, facciamo queste tre persone, andremo fortissimo perché seguiamo l'esempio di Ettore. Tutti lo chiamavano per nome. Insomma, poi alla fine lui quello che diceva e la spiegazione che dava era molto banale. Diceva, bisogna essere in tre perché quando uno comincia a fare lo stronzo, gli altri due decidono. Al sodo della questione. Però Diciamo che senti, il quel rapporto umano no, aiuta, il dispari aiuta, ecco. diciamo che il numero pari è complicato perché poi litighi. Invece il numero 3 è perfetto perché tu marginalizzi quello che vu o vuole fare da solo oppure non è d'accordo e gli altri due si coalizzano e alla fine si riesce nella dinamica. Ma a parte questo che è un gioco, però insomma nasconde tante verità su più che altro gli aspetti antropologici. No, quello che ti volevo chiedere, tu ti ricordi Sveva quando non c'era l'accredito MIUR a IED? Tu eri già IED? Allora io ho vissuto. In maniera, questo è un argomento interessante, secondo me, che bisognerebbe affrontare. Io mi sono divertito con i passati direttori di IED a fare delle lunghe discussioni. Allora, a un certo punto, IED doveva decidere se far entrare nel circuito di accreditamento MIUR per rilasciare una laurea, diciamo, di livello adeguato e quindi conforme un po' alle regole statali, oppure rimanere fuori. Allora, questa cosa qui ovviamente si porta appresso una serie di faccende, non solo la progettazione proprio del curriculum, e questo è ovviamente una cosa divertente, ma anche quello di accettare, per esempio, tutta la tematica della valutazione numerica o comunque secondo degli standard e dei parametri che sono internazionalmente riconosciuti, eccetera, eccetera. Allora mi ricordo che c'era qualcuno, una fronda, che diceva no, rimaniamo isolati. E io feci l'esempio, sempre in quella circostanza. E secondo me una scuola si dovrebbe differenziare dall'accademia proprio anche secondo
questo punto di vista, bisognava rimanere fuori da quel sistema perché solo così uno poteva in qualche maniera essere libero e esprimere la potenzialità massima di una scuola. E facevo l'esempio dell'Architecture Association. L'Architecture Association ha un istituto molto antico e loro si sono trovati sempre sull'orlo del fallimento e tutte le volte c'avevano le scuole là intorno, l'Imperial College, eccetera, eccetera, che voleva assimilarla. E loro, la loro forza è stata quella di essere riusciti a rimanere completamente indipendenti e quindi creare una comunità che andava oltre all'insegnamento, una comunità che si riconosceva in un'etica, in una antimetodologia dell'educazione sostanzialmente. Questa è una storia molto interessante. E niente, io mi sono trovato in quella fase di passaggio in cui ci sono stati appunto cambi di direttore, questioni. È stato molto interessante. E quindi era rimanere con una comunità legata al brand, all'etica, alla storia di questo luogo, perché IED tutto sommato rappresenta veramente una grande indipendenza rispetto alla storia delle accademie, oppure entrare dentro un circuito che poi ha permesso, sostanzialmente, credo, dal punto di vista non dico del marketing, ma insomma della costruzione di un percorso meno radicale, ecco. Questo poi ne abbiamo parlato con Mattia nella puntata della radicalità. Tu la conoscevi questa cosa dell'Architecture Association, Sveva? Ti era capitato mai? No, sinceramente no, è tutto un periodo che di cui parli tu, io non c'ero, quindi Vabbè, insomma, non so. dico, anziché mettere i voti, sostanzialmente prima uno faceva un po' come gli pare, quindi alla fine c'era, non so, No, Luigi di ottimo, Verniere che grazie. vedeva, allora, questo è tre lode, quest'altro, e lo faceva però con un grandissimo rispetto del lavoro degli altri, con l'idea educativa che diceva Mattia, cioè in realtà poi è molto educativo il confronto che tu hai con una personalità forte che va al di là della burocrazia del parametro di giudizio e che invece ti dà il suo messaggio. C'era Luigi appunto che era fantastico per questo, perché lui aveva un punto di vista molto criticabile, molto... Però tu, se facevi quella scuola, sapevi che quel direttore aveva impostato un ragionamento in una certa maniera. E questo era, a suo modo, insomma, interessante, ecco. Comunque, per esempio, io ormai è qualche anno che ho sperimentato e secondo me funziona abbastanza bene, infatti lo rifaccio, cioè il processo dell'autovalutazione degli studenti con se stessi. E tra l'altro questo conferma secondo me quello che stava dicendo giustamente Svela rispetto anche alla figura passiva, che io sono d'accordo, non lo dicevo in un senso critico, lo dicevo proprio come figura, anzi, un perno, diciamo, delle situazioni. L'unica questione, lo dico forse è vero più da docente, è che è sempre più imperscrutabile una persona passiva, no? È una persona più complicata perché si espone di meno, diciamo. Però effettivamente la cosa che mi ha sorpreso nell'autovalutazione è che poi la capacità di rispondere appunto degli stessi studenti era molto analoga, molto più delle volte, insomma, sarebbe bene, potrei fare, diciamo, dei grafici di comparazione, ma molto spesso l'autovalutazione poi produceva esattamente la valutazione che facevo io da docente o insieme agli altri docenti. Non era così dissimile, poteva avere delle piccole variazioni. E questo ti rappresenta come appunto poi è vero lo sguardo dello studente è molto più lucido di quanto poi sappia apparire, e in quello c'è giustamente l'esperienza, il completamento di una formazione, tutte quelle cose che effettivamente uno deve imparare a fare. Ma lo sguardo lucido in realtà rimane, perché appunto in verità tu hai delle persone che appunto non sai per questioni diverse, insicurezza nell'ambito professionale, insicurezza nell'ambito personale, eccetera. Non hanno quelle capacità di sapersi confrontare alla pari, diciamo, con te. E in questo è vero che è giusto che ci siano dei ruoli, però, diciamo, il gioco è sempre quello invece anche di decostruirli, no? Di tentare di scalfirli per avere scambi più intensi, diciamo. Ecco. Oh, Ernesto partecipa alla nostra chat e ci chiede: ma la ricerca di comunità è dei prof o degli studenti? Quella domanda, perché lì è oh, ma insomma, qui la comunità, vedi, la stiamo facendo in treno? Con Mattia tante volte, sai quante volte ci siamo detti, oh, ma non facciamo niente insieme, non si riesce.
Noi abbiamo cercato la comunità, noi l'abbiamo un po' cercata, però appunto Ernesto giustamente dice: ma quanto si favorisce il fatto di fare comunità con gli studenti? Mi sembra una bella domanda, interessante questa Beh, posizione. in realtà io penso sia di entrambi la comunità, tutti fanno comunità. Non è una dell'altro. Ma mi tiro fuori Olivetti, guardate che lo Che faccio. cosa è Oh. tipo? Era una minaccia. Svega No, due sto Olivetti. scherzando. Che cosa ci dici fuori? Non ho Sta scherzando. Sono capito. giorni che scherzo con Ma Mattia, ma mi Svema, l'hai taglia tutti preparata la maschera? gli Olivetti. Ha detto, guarda, dalla maschera di Olivetti mi devo tirare fuori. Beh, quella non era pronta, però avrei dovuto. Senti, Effettivamente, Walter, ci sarebbe potevo essere un grosso un sponsor Olivetti. imprenditore italiano che potevamo chiamare qui a Weimar per insegnare. Che dici, lo invidiamo? Sì, no, tutto plausibile, però guardate che anche là poi ci stava tutta una serie di ragionamenti sulla comunità che non erano Comunque, banali, insomma, guarda, anche è come. l'essere contrari, No, no, è Guzzanti. vero, la creo. Scusa, Guzzanti Tanto era Adriano. bravissimo in questi. Quando faceva avanzi, faceva. Allora, com'è Foscolo? Mi dici, mi ripeti Foscolo? Però poi dopo, sai, allora Foscolo è Giacomo Lopardi. Insomma, partiva e parlava. Giacomo Lopardi. Ti diamo take your place, take your room. No, no, non voglio, proprio non voglio. No, 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 scherzato, nel no, senso che in no, realtà aspetta, dà aspetta. ragione a Mattia quando dice che Però, la comunità è di tutti. Cioè, certo, cioè, però è bello nel senso. quella cosa lì, secondo me non è esclusa, cioè voglio dire, quando noi parliamo di questo, comunità e scuola, cioè la comunità è comunque un luogo, secondo me, in cui l'educazione è un'educazione alla cittadinanza, al vivere civile, eccetera, eccetera. Quindi secondo me quell'idea lì bella dell'imprenditore che, no, secondo me quella lì non cambia molto, tant'è vero che appunto in nome di Olivetti si sono create tantissime scuole poi, cioè questo è Non bello. caso, sì, no, a parte tutto, in realtà poi ecco, anche là è un po' un, come dire, è secondo me un tema di partecipazione, ecco, in un certo Sì, senso, cioè sì. di quanto tu, in fondo partecipare alle diverse parti in qualcosa, cioè farle sentire parte di qualcosa, ecco, secondo me in tal senso poi in fondo, cioè, non so, un docente, un capo, cioè questa cosa credo che possa valere anche per gli studi, no? Cioè la stessa cosa, cioè quello che in qualche modo, il capo progetto, faccio un esempio, cioè se me quanto il Sì. capo progetto riesce a costruire in qualche modo l'integrazione tra quelli che lavorano con lui e farli sentire parte di uno stesso progetto, secondo me è la stessa cosa, cioè in quel momento costruisce una comunità, no? Secondo me. Anch'io lo vedo molto E in cui tutte le uguale. parti sono fondamentali, quello che in fondo decide, quindi dovendo decidere per forza di cose, forse sceglie la strada dell'armonia, ecco, cioè, Certo. cosa che effettivamente era il lato imprenditoriale del non creare gli attriti anche, no? Poi cioè, penso che ci fosse anche molto questo, cioè forse anche quella è stata un'esperienza, come dire, da rivalutare anche, cioè forse qualche ombra ce la poteva avere, anche avere, no? Se proprio uno volesse entrare nei mezzi, però secondo me cioè, la ricerca del... La cosa più importante forse effettivamente non è la ricerca dell'armonia quanto la ricerca della Sono partecipazione. d'accordissimo. Tra l'altro, secondo me, infatti, molto spesso noi docenti sbagliamo perché inseguiamo invece un odioso prodotto, ma non è il prodotto, cioè io su questo lo vedo tantissimo, cioè la qualità di un progetto, ma non è proprio rispecchia la partecipazione a un corso. Se ci si mette con l'impegno giusto per analizzare quello, proprio è molto semplice in realtà vedere come il prodotto appunto sparisca dietro invece a, diciamo, il prodotto ha il senso, il prodotto intendo, no, l'elaborato finale. O diciamo, l'orale fatto per un esame teorico, eccetera, eccetera. È chiaro che ha molto senso, però tendenzialmente è la sintesi di un percorso che però può essere L'esperienza, no? molto più ricco. Cioè, Certo, il fare un'esperienza forza. insieme penso che sia poi quello il tema. Cioè, in questo senso è un po' cioè, un lavoro che hai. Prima facevo un distinguo tra tutto quello che è una disciplina, cioè, non che ci sia qualcosa che sia più o meno, cioè più o meno valida, però è proprio differente secondo me. Cioè, secondo me le discipline che in qualche modo hanno una qualità progettuale.
sono delle discipline in cui tu forse sai come inizi, ma non sai come finisci. Certo. Credo che questa cosa sia reciproca da entrambi i lati, cioè sia da parte docente che da parte degli studenti. Certo. Perché, cioè, insomma, mi è successo tante volte di, cioè, non so come dire, anche un po' di nutrirmi del lavoro degli studenti, no? Ma nutrirmi non nel senso che usavo quelle idee, cioè non era quello il tema, però era proprio un fatto, cioè se me le idee producono altre idee, questo è il discorso, ecco, e questa forma qui è una forma grandiosa di reciprocità e Beh, questo che è bello. proprio se mi fa parte di una scuola come la Bauhaus, Quello... ecco, non so come No, dire. esatto, quello che dici secondo me, guarda, da un punto di vista proprio più spicciolo dell'esperienza quotidiana, è pazzesco quando ci stanno gli esami progettuali, appunto che con Mattia abbiamo fatto questa esperienza di tesi pazzesca in cui sembrava a un certo punto che ci fosse un'esclusività del rapporto tra chi doveva fare la tesi e noi tutor o relatori, quello che eravamo. Invece no, ascoltare quello che tu dici all'altro, il condividere l'idea, un'idea ti è venuta, la devi regalare al mondo immediatamente, sembra una sciocchezza. Io mi ricordo quando appunto ero studente che questa cosa la capivo fino a un certo punto, però essere in grado di capire che dentro un processo progettuale, quando tu ovviamente competi in una situazione protetta, esprimere ogni cosa e permettere anche ad altri di, dico rubare, ma permettersi di nutrirsi del tuo pensiero e quindi permettere un'osmosi, uno scambio, credo che sia una delle, come dire, attività educative principali, cioè fo far focalizzare gli studenti su questo aspetto che dicevi tu, di grande reciprocità e di diciamo, continuità tra uno e l'altro, quindi è una grande Sì, volevo mettere una interessante. forma un po' più, cioè un'idea comunitaria un po' più, come dire, quotidiana, è proprio una reciproca generosità, no? Cioè tu in Condivisione. fondo stai. Certo, Sì, esatto. Cioè, esattamente. molto, molto seria anche, sì. Bene, io, Matti, qui andrei avanti per 3 ore intere, cioè, nel senso che io però non c'è cascata nella mia trappola, perché io volevo sapere gli Qual era aneddoti, la trappola? Non Ma la trappola era quella di sapere le cose, quelle che non si possono dire, quelle che sono praticamente... Però allora... Io invece dico apertamente che ho sempre litigato con tutti e questa cosa qua, veramente, guarda, è incredibile. Però mi sono divertito perché poi alla fine, voglio dire, ritorno su questo ma per scherzare un pochino, questo tema della contrapposizione è anche un po' feroce su... I creativi sono bravissimi in queste faccende qui. E non è proprio la scuola che è il luogo preciso per farlo, perché poi il cattivo esempio secondo me non paga mai. Però no, invece... vedo che, per esempio, una capacità di un direttore, di un bravo coordinatore o comunque insomma delle figure un po' apicali, questo per cambiare un po' scala nel senso comunità, è quella di mettere un po' ciascuno a proprio agio. Per cui di fatto la docenza non è mai fatta da uno singolo, uno aderisce quando arrivi, cioè Daniele Mancini, Mattia De Rocchi, altri. Che va ad insegnare, insegna in un luogo in cui condivide anche un modo di fare. Questo non è scontato, perché come succede nelle scuole di gradi inferiori, quindi le scuole di Sì. base, anche all'università, e beh, insomma, tu entri sempre che non sei solo tu, cioè tu devi contemperare la tua personalità, il tuo modo di fare, il tuo modo di essere con un progetto più ampio, che è appunto sempre quello di comunità, cioè quello di supportare una comunità creativa a esprimere se stessa. Questo secondo me è importante. C'era. Scusate, è solo un riferimento piccolissimo di un'esperienza antica e lo dico più per piacere. C'era Richard Florida, a un certo punto, che scrisse un libro bello bello sulle comunità creative, sui supercoralli di Mondadori, mi pare che fosse, e lui andava in giro un po' a fare queste conferenze e parlava appunto di questa grande opportunità che le società avanzate hanno rispetto alle società che sono o in avanzamento, e ancora hanno, diciamo, da imparare. Faccio per esempio tutto il mondo Cina, Russia, eccetera, che sebbene siano delle economie fortissime, però insomma hanno una maturità probabilmente diversa dalla nostra. Quindi l'Europa, gli Stati Uniti, le società più consolidate hanno una grande opportunità nel lavorare, investire veramente tantissimo nell'educazione, soprattutto in quella piccola attitudine che era racchiusa nella parola creatività. Beh, la creatività è insieme a comunità. Io questa cosa qua proprio mi piace tantissimo pensarla, perché quando tu
attivi in un territorio, attivi in una nazione o in un gruppo, diciamo, di paesi come l'Europa, per esempio, che è così profonda, dei processi, allora la chiave dell'innovazione, la chiave del posizionamento in una scacchiera geopolitica, non so come dirla, di rinnovamento economico, è proprio lì. E mi piacque tantissimo quella serie di interventi che lui faceva, perché collegava appunto l'idea delle classi creative che rimuginano e sono più mature e hanno successo laddove c'è la capacità di investire su quello. E appunto noi, l'Italia, l'Italian style, l'Italia la moda, l'Italia il design, siamo maestri su questo. E questi, quindi, questo recovery fund o qualsiasi altra cosa che abbiamo a disposizione, investiamolo per l'educazione, la ricerca e la creatività, che secondo me non sbagliamo. Comunque aggiungo anche un'altra cosa, secondo me, che ha fatto molto, almeno nel caso di Ed, ma l'aggiungo in senso anche critico, cioè mi fa piacere magari che scambiare una cosa. Sicuramente per quanto mi riguarda c'è stato, diciamo, un aspetto anagrafico che sicuramente è stato importante, perché tendenzialmente io mi sono ritrovato ad insegnare allo IED, ormai sono più di 10 anni, con persone comunque che erano tendenzialmente abbastanza coetanei, situazione che purtroppo sappiamo spesso invece non accade nelle università. E ora non voglio fare, perché non è mai una cosa buona, appunto, per questo lo dico in termini critici, però lo dico anche invece come un'indicazione, perché in fondo ammetto che è stato così. Non voglio dire che il gruppo debba essere sempre, una comunità possa essere sempre solo di una fascia anagrafica, questo sarebbe, no, un po' sconveniente, però sicuramente nel caso IED, in qualche modo in un percorso, invece ha funzionato molto bene, perché poi erano le stesse persone, no, Daniele, te lo ricordi, con cui poi magari ci andavi a chiacchierare di architettura al bar, come un po' come stiamo facendo in questo esperimento della Wild Radio, no? Cioè ci andavi a vedere la mostra insieme, pensavi le stesse cose sbagliate, pensavi le stesse cose sbagliate, ma l'appartenenza generazionale si basa spesso su avere un piacere, mi piace quella roba lì, ma non è che è l'unica cosa che può piacere. Però magari siamo cresciuti tutti con Guerre Stellari, che ti posso dire? Cose così, e fanno un mood comune che aiuta appunto in questo caso Ma la io mi creatività. ricordo una volta che mi hai mandato delle fotografie, questa è una cosa molto buffa che mi ricorda tanto i tempi dell'università, delle foto della Fondazione Fendi, del posto lì, l'albergo Fendi, Ah come, non mi ricordo, sì, come quello quello di Novella lì a all'Arco Largo di Giano, Giano. sì, esatto. Allora mi ricordo che quando io stavo facendo il corso di Rinocero. tu mi hai mandato queste cose e mi ha detto: dai, vieni che raggiungimi, che andiamo a vedere questa cosa insieme. Beh, mi si è aperto un mondo pazzesco, perché ho ricordato quando, con grande semplicità, all'università appunto facevamo questo tipo di attività e di pratica, cioè quello di riconoscerci in un evento, in una faccenda, e quindi condividerlo anche stando insieme, cosa che non possiamo fare, e è quello di cui parlavo prima, che spesso appunto manca in questo momento anche questo, la condivisione del girare la città e di connettere posti e luoghi con dei pensieri che altrimenti sono statici. Questo, secondo me, è un'altra cosa gigantesca, un problema gigantesco. Io adesso devo iniziare un corso, è online, che sebbene sia una cosa un po' teorica, però poi io sempre forzo perché sia comunque un po' operativa. Questa, insomma, la conosciamo tutti quanti come attitudine. E sono spaventato, molto preoccupato. Sono molto preoccupato per il fatto che appunto l'in più che si dà, con la tua presenza, con la tua voce, col posto, col muoversi e girare e occupare proprio gli spazi, abitare, come diceva Sveva, ha usato questa parola bellissima, la comunità seriale, quando tu abiti gli spazi che non sono necessariamente fisici, ma sono anche le occasioni che si creano. Quindi c'è un po' di inquietudine per questo corso. Coraggio! Dagli tutta, Daniele! Viva! Comunque, ricordati sempre di lui. Va bene, Walter, Sempre, tutto a posto. sempre. Va Va bene. Ragazzi, allora, Senti, una bella chiacchieratina. quindi la prossima puntata che cos'è? Ah, la prossima È puntata giusto, è una cosa. ma anticipiamo. L'anticipiamo, possiamo anticipare, Mattia? Però vi volevo mandare un ultimo contributo del nostro Va bene, inviato. vai. Vai con l'inviato. Bene?
Sì. Sì, aspettate un attimo e poi parliamo della prossima puntata. Ecco, mi faceva piacere. Si è sentito? Niente, praticamente niente. Scatti. Sono i primi esperimenti, però allora Bellissimo. lo ricontatto l'inviato, Very wild. richiamiamolo per la prossima volta. Guarda, anch'io ho un amico che No, me perché l'assomiglia. tra l'altro, se avete notato, lui aveva ancora il gioco. Credo che stia col fuso orario perché mi sa che è di Roma Nord, quindi c'ha il fuso orario, è un pochino in anticipo. Ma Però senti, ma sì. il tuo, guarda, io pure c'ho un amico che me l'assomiglia, che però non sono io, che va sempre in giro per Roma a fare dei servizi, a guardare, a vedere delle No, cose. lui Ma possiamo. giustamente diceva questo, se non si è sentito, diceva la comunità quando corri è un po' più complicata che quando stai seduto. In effetti mi sembra un argomento valido. E certo, perché tu immagina che devi prendere il carro e devi andare a conquistare il quest. No, ma poi se io vado più veloce del mio collega, che devo fare? Mi devo stare aspettare quello che Certo. non è indietro, insomma, sono Mi pare che possiamo concludere questa giornatina, questa sì. belly talk con questa grande massima. Ripetila un po', Mattia, ripetila per bene, dai, forza, come si deve. La comunità? Com'è? Ripetila un po' questa massima, dai. La comunità, quando stai correndo, è un pochino più complicata che quando stai seduto. Wild Radio, le massime di Mattia solo sulla radio più wild dell'universo. Viva! Grande Mattia! Mi piace tantissimo questa cosa. Allora, no, volevi anticipare, Daniele, Allora, la puntata? la prossima puntata avremo come ospite Elena Andreoni che ci parlerà e in qualche maniera la forzeremo a divagare. Del tema spazio, democrazia e gioco, ma noi abbiamo rinominato questa puntata in spazio politico perché ci sembra estremamente importante allargare un po' il senso dello spazio pubblico e non limitarci semplicemente allo spazio pubblico. Ma noi abbiamo un'idea molto politica e molto chiara dello spazio in cui viviamo. No, Elena è. soprattutto io insisterei sul fatto che lo spazio può essere privato o pubblico. Se è politico, li Esatto. comprende entrambi, è come lo usi, diciamo che cambia, fa la differenza. Quindi Elena ci parlerà un po' di questa biennale dello spazio pubblico del 2021 e però appunto come dire, indagineremo, la interrogheremo su tante questioni legate a questa cosa, insomma, che ha detto Mattia che mi sembra importante. Siamo architetti, siamo pianificatori, ma siamo anche liberi cittadini che hanno diritto e il dovere di avere una posizione molto chiara su come convivere e abitare gli spazi, appunto, indipendentemente dalla loro fisicità o meno e quindi ecco, questo sarà un po' il tema che cercheremo di affrontare con Elena Andreoni. Molto Ti piace? bello, veramente bello. Allora, guardate, io un'altra cosa che dico a Sveva, è chiaro che andiamo in onda alle 6, non mi ricordo, abbiamo stabilito una cosa, però chi ha voglia, Ernesto l'ha fatto l'altra volta, è intervenuto, chi voglia intervenire può farlo, sia in diretta come stiamo facendo adesso, ma anche scrivendo un piccolo Oppure commento, quindi chi ascolta, chi... partecipando al gruppo, Esatto. ricordatevi che c'è un gruppo Wild Radio in cui si può proporre fra argomenti oppure interagire con noi, oppure essere passivi, come dicevamo. Va bene anche Ma la passività però non va bene sempre, cioè quello. nel Vabbè, senso, ormai l'hai quando sdoganata, devi Sveva. fare tu. No, ho detto non sempre, ho detto che non deve diventare necessariamente una virtù, ma deve essere un buon contributo, ecco. Va bene, diciamo che non facciamo questo, vabbè, siamo in zona 19.09, però diciamo rimaniamo diciamo, sull'elegante, Vai, ovviamente. meno male. Ce la siamo scampata. Va bene, ragazzi, grazie della chiacchierata, mi è sembrata molto divertente. Sveva, un bacione, grazie.
Grazie Mattia, ci Grazie. vediamo Un presto. saluto a tutti. Ciao, Grazie arrivederci. Svevan. Ciao, buona Ciao. serata, a presto.